credo che, come capita spesso ultimamente, al minimo errore prendiamo gol. Oggi è stata fatta una prestazione fino al gol, a mio avviso, importante. Paradossalmente anche quando il Benevento è rimasto in 10 abbiamo avuto più difficoltà, perché loro, essendo già una squadra già forte di suo, loro in 10, a differenza di quando stavamo a parità numerica, cercavano di giocare e noi abbiamo avuto anche 2-3 ripartenze importanti. Poi ci aspettavano e la forza del Benevento aspettarti e ripartire è stata, anche se non abbiamo sinceramente concesso niente, al minimo errore prendiamo gol e poi da lì facciamo sempre poi fatica a metterci di nuovo con la testa e ripartire e cercare di recuperare la partita. Per me è stato eccezionale, in un ruolo che a mio avviso lo può fare benissimo, perché ha tanta forza, tanta corsa, ha fatto una grande partita contro un avversario, con degli avversari sicuramente non facile. Sono molto contento della prestazione fatta del ragazzo, ma ripeto, fino al gol a mio avviso la squadra ha fatto una grande partita. Poi il gol, purtroppo, quando becchi il periodo non positivo rischi sempre che al minimo errore prendi gol e poi fa fatica a ripartire. Ma credo bisogna fare un'analisi completa, non solo al reparto, bisogna pensare e sapere che noi le difficoltà dell'arrivare all'obiettivo lo sapevamo sin dall'inizio. Purtroppo siamo ripartiti in un momento per noi importante, molto importante, c'è stato lo stop e quello sinceramente ci ha penalizzato tantissimo. Può ripartire così con 3 sconfitte, poi gioca a Benevento, ripeto, a mio avviso la squadra ha fatto una grande partita contro una squadra che la classifica parla da sola, fa fatica a prendere gol, anche in altre partite in 10 sono ancora più brava a difendere, perché con le qualità dei singoli e di tutta la squadra non riusciamo a trovare gli spazi, perché loro si sono messi tutti sotto linea palla e noi siamo stati bravi per lungo tratti della partita a cercare di reaggirarle e di cercare il gol, ripeto, alla minima, perché io oggi, a parte il gol e l'azione dubbia del calcio di rigore, perché io non ho visto bene, non ho visto i tiri da parte del Benevento, e ripeto, questo è gran merito anche della squadra. Purtroppo è un momento così. Noi speriamo, non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo e soprattutto non dobbiamo abbassare la testa. Bisogna abbassare la testa e lavorare, continuare a lavorare, perché se le prestazioni sono queste, noi dobbiamo essere fiduciosi, dobbiamo pensare solo positivo, perché giocare a viso aperto, soprattutto anche in parità numerica contro un Benevento stratosferico, non era facile.